Il covo dei nerd a Manfredonia con il suo gestore, Michele Ognissanti. Michele, io noto, come tutti del resto, che spesso i ragazzi vengono rimproverati di scarsa socialità. Oltretutto, con la pandemia e le misure rigorose, è difficile trovare momenti davvero sociali per questi ragazzi. Tu invece sei qui, hai aperto da 2 settimane una fumetteria. Che cosa noti da parte proprio dei ragazzi, che penso che siano gli utenti più frequenti dell'attività? Allora, i ragazzi devo dire che sono molto socievoli, si comportano bene e soprattutto tra di loro stringono amicizia. Quindi posso dire che il covo del nerd serve anche a questo, per i ragazzi, per riunirsi, giocare tra di loro ai vari giochi da tavolo, ai giochi da carte, appunto per questa cosa serve appunto per socializzare tra di loro e quindi in qualche modo dimenticare quindi per un periodo quello che stiamo passando. Serviva un tale tipo di presidio sociale a Manfredonia? Secondo me sì, perché a Manfredonia mancava appunto, ribadisco, il covo per tutti i ragazzi e non, nerd e non, per socializzare appunto con tutti gli altri ragazzi, con persone piccoli e grandi anche.